Buonasera, mi sentite? Grande Luigi, grande Rosita, complimenti perché questa sera stiamo combattendo contro un audience che è la partita, invece noi siamo qui presenti e non vediamo l'ora di fare tanti, tanti, tanti auguri al nostro capo progetto. Il nostro mentor, il nostro visionario, Anatoly Juninsky. Sono molto orgoglioso e contento di aver conosciuto Juninsky e oggi lo festeggiamo. Tutti noi, presenti e non presenti, tutti quelli che hanno sostenuto le sue idee, i suoi progetti, più di 1 milione di investitori nel mondo. Questa è una torta che diciamo ricorda il suo grande compleanno, che è oggi, 16 aprile 2019. È nato ben 70 anni fa e sono molto orgoglioso di avere incontrato sulla sua incontrato sulla sono un po' emozionato. Grande Juninsky, tanti auguri, 70 anni. 70 anni dedicati allo studio fondamentalmente, alla sua passione, alla sua visione e a tanti progetti su cui sta lavorando e prima della fine di questo webinar vi darò un altro spunto sulla sua visione, quella che è il Space Way o Space World, il mondo nello spazio. Grande Juninsky è veramente un grande uomo e in tutti i casi il progetto Skyway, come sempre, tutto parte nella testa di un uomo. Anatoly Juninsky, ingegnere russo che ha vissuto una vita dedicata alla propria visione. A sostenere le proprie idee, i propri progetti e ai propri sogni. Insieme a lui, naturalmente, ci siamo anche noi, tutti i sostenitori, che ve non vediamo l'ora che il suo progetto sia veramente alla portata di tutti, nell'utilizzo di tutti. Chi è Anatoly Juninsky, per chi non lo conoscesse ancora? È autore e general designer di Juninsky String Technology, che è un'azienda che sviluppa la tecnologia stringa. Tutti i mezzi che andranno su questa tecnologia è il project manager di due progetti delle Nazioni Unite, membro della Federazione Cosmonautica dell'Unione Sovietica, autore di oltre 150 invenzioni, autore di oltre 20 monografie e oltre 200 lavori scientifici. È presidente del consiglio di amministrazione general designer di Skyway Technology. Ha avuto tantissime riconoscenze, due medaglie d'oro del centro espositivo russo, tre carro d'oro in nomination progetto dell'anno dell'industria dei trasporti, tre medaglie d'oro del marchio di qualità russo, il titolo onorifico di Cavaliere delle Arti e delle Scienze, 40 diplomi di mostre internazionali. Potremmo stare qui tutta la sera a enunciare tutte le sue onorificenze e tutti i suoi premi. La storia di Skyway è cominciata nel 1977, quando Anatoly Juninsky, quindi la bellezza di 40 anni fa, Anatoly Juninsky ebbe l'idea di creare un dispositivo per trasmettere in modo epicicloidale le merci nello spazio, quindi sollevare in orbita attorno alla Terra milioni di tonnellate di merci senza usare i razzi che sono molto molto inquinanti. Pensate, una spedizione comporta un danno al buco dell'ozono pari alla superficie della Francia.
lavora attivamente per 10 anni consecutivi e sviluppa la prima generazione di tecnologia di stringa. Nel 1987 presenta con la sua squadra le ricerche e le conclusioni a cui è arrivato e da lì comincia a sviluppare la possibilità di dimostrare che le infrastrutture a stringa possono sorreggere pesi importanti come quelli di un carro di un carro armato. Ovviamente da lì e poi è andato avanti, ha cercato di trovare degli paesi alleati per sostenere la sua tecnologia, è passato da diversi paesi, è riuscito prima in Russia, poi dopo è passato in Lituania. In Lituania è stato considerato come una spia. Alla fine è riuscito nel 2014 a cominciare il parco, l'Ecotecnopark, che oggi si trova a Minsk, a Marina Gorka, e su 36 ettari è stato dato in concessione questo territorio per sviluppare la tecnologia. Oggi c'è a Marina Gorka, ma lì vicino a Minsk c'è l'industria che sviluppa, ci sono più di 800 persone professioniste che lavorano su questo progetto. E quindi da un sistema di trasporto a stringa si passa a valutare sia il trasporto sulla terra ma anche nello spazio. Anatolij Nininsky ha creato il trasporto ottimale in modo logico. Cosa vuol dire in modo logico? È attento a tutte le situazioni che possono gravare sulla salute, sulla sicurezza, sull'ambiente e ovviamente sull'economia. Quindi ha valutato in modo logico la soluzione ottimale per risolvere tutti questi problemi. Quindi Skyway è un ecosistema che comprende tecnologia che deve però sposarsi con l'ambiente. Quindi tecnologia sostenibile per mettere le persone, le merci in sicurezza nei trasporti. Questo in sintesi tutto quello che circonda Skyway. Poi ovviamente si passa su settori e segmenti che aiuteranno allo sviluppo di questa tecnologia. Skyway io la racchiudo in 3 parole: Internet of Things, o meglio, l'internet delle cose. Sì, perché Skyway è una rete che trasporterà qualunque cosa attraverso energie rinnovabili, 100% rinnovabili, e trasporti di secondo livello, quindi sopraelevati da terra, quindi il terreno sottostante si può riportare alla terra originaria e quindi si può coltivare, si può passeggiare e sopra naturalmente passano tutti i veicoli. I vantaggi di Skyway sono appunto che rispetta l'ambiente, basso consumo di energia elettrica, ottimizza il consumo di energia, riduce i danni all'ambiente, minima occupazione della terra fertile. Economico perché rispetto alle infrastrutture odierne del trasporti riduce i costi anche di un ordine di grandezza. Quindi anziché 100 milioni di dollari per il treno a levitazione magnetica si passa a 10, anche meno, milioni di dollari a chilometro per un cavalcavia. È sicuro. Bene, sicuro e intelligente. Perché intelligente? Perché si muovono i veicoli indipendentemente da una presenza fisica di una persona che lo guida. Gli abitacoli quindi si muoveranno in autonomia, gestiti da un sistema di controllo automatizzato dove praticamente le persone monitoreranno solo le situazioni di emergenza. Se ovviamente si possono riscontrare emergenze. È un trasporto che evita gli incidenti, non ci possono essere collisioni, è resistente al cambiamento climatico ed atmosferico.
contro le alluvioni, acqua di 10 metri, terremoto, scala Richter, tsunami, onde 20 metri di altezza e addirittura anche un vento oltre 250 km orari di velocità. Può essere interconnesso, non è necessario che Skyway vada a sostituire mezzi di trasporto, anzi sarà un collante tra diversi mezzi di trasporto, punti nevralgici dove bisogna potenziare il traffico oppure estendere delle linee della metropolitana come può avvenire a Milano, è in fase di studio appunto un'estensione dei terminali della metropolitana sulle periferie con queste linee volanti in modo da ridurre l'impatto, ridurre gli spazi necessari e avere una tempistica di sviluppo accettabile e non aspettare 40 anni. Quindi Internet delle cose si potrà trasportare qualunque cosa, dall'energia, quindi dalle linee dati all'acqua, a merci fuse, liquide, gassose, quindi merce di spedizione, imballaggi, prodotto finito, persone, qualunque cosa si potrà trasportare su questa rete globale di Internet delle cose. Skyway in questi anni, dal 2014 ad oggi, sono 5 anni. Oltre a sviluppare la tecnologia e raggiungere delle certificazioni, sono stati sviluppati i modelli, modelli che cambiano a seconda dell'utilizzo, modelli che poco capienti a modelli anche molto capienti, da basse velocità anche ad alte velocità. Il cargo e l'Unicont sono i mezzi che oggi si stanno sviluppando. Con una nuova linea, la linea 5, che è in fase di costruzione. Questo è il cargo, la simulazione del carico e scarico merci, sempre in Bielorussia, a Minsk. È stato presentato anche un progetto per delocalizzare il carico e scarico merci e passeggeri sui porti. Questo facilita in sicurezza lo scarico e il carico, mantenendo questi diciamo, scarichi e carichi lontani dai porti. Questo garantisce maggiore sicurezza, maggiore pulizia delle aree circostanti ai porti e soprattutto riduzione anche delle spese. Qui avete Anatoly Juninsky che bacia il suo Unibus. Qui c'è una foto che non è stata completata. Mi scuso per l'inconveniente. Comunque sia, Anatoly Juninsky qua esprime tutta la sua gratitudine a quello che ha costruito, grazie appunto ai designer, che è più che designer, ingegneri che hanno valutato un progetto molto molto importante, che è quello dell'Unibus, che andrà alla velocità di 500 km orari. Qui una foto dall'alto dell'Eco Technopark dove vedete il ponte sospeso a stringa, si parla molto in questi giorni, c'è stato anche un servizio dove è stato intervistato l'ingegnere responsabile dell'infrastruttura stringa, di cui parla di questa nuova concezione di costruzione dei ponti più leggeri, meno materiali e più duraturi nel tempo. Quindi abbiamo detto che a Minsk si è stato sviluppato il primo Eco Technopark di Skyway, oggi è presente un'importante realtà di sviluppo e di lavoro, 800 specialisti, si sta ultimando l'impianto di produzione per sopperire alla necessità di creare il materiale rotabile per gli Emirati Arabi e la preparazione della produzione in serie. Oggi i lavori stanno procedendo e verso l'estate sarà tutto pronto per il processo di produzione. Quindi la Bielorussia ha dato un assist a Juninsky per sviluppare la sua tecnologia e dimostrare che funziona.
cedendo 36 ettari di terreno, ma Juninski ha dato in cambio alla Bielorussia un grande valore, quello di sviluppare lavoro, sinergie e quindi benessere per il paese bielorusso. Io faccio un augurio, un complimento a questo governo bielorusso che ha dato il via all'iniziativa di Uniski, ha dato la possibilità a Uniski di dimostrare quello che ha in mente di fare. Qua ci sono tutte le certificazioni, anche l'ultima arrivata, l'ISO 45001, quindi tutte le certificazioni per definire l'azienda Skyway un'azienda molto molto all'avanguardia per tutti gli aspetti che riguardano la sicurezza, l'organizzazione, la gestione aziendale e così via. Ripercorrendo un pochino la storia di Juninski, dal 2014 abbiamo detto che ha cominciato a realizzare l'Ecotecnopark, a dimostrare la tecnologia e ottenere le certificazioni che ha diciamo da diversi paesi al mondo, dagli Stati Uniti al Canada, all'India, Bielorussia, Russia, eccetera, eccetera. E qui ho voluto riportare un'immagine molto importante dove Juninski nel 2017 ha incontrato, quindi 2 anni fa, ha incontrato il Dalai Lama presentando il progetto Skyway, e il Dalai Lama ha dato il benestare a questa tecnologia che ha bassissimo impatto ambientale, pressoché nullo, utilizzando energie rinnovabili. Altro percorso, altra tappa importante di Juninski è stata l'anno scorso, proprio in questi giorni, a Dubai, dove è stata la prima esibizione di Skyway, la mostra delle città del futuro, dove si è praticamente istituito l'accordo importantissimo dello sviluppo dell'Ecotecnopark anche a Dubai, scusate, la Sharia, negli Emirati Arabi, e esattamente un anno dopo. Proprio qualche giorno fa c'è stata l'esibizione sempre della mostra delle città del futuro al World Trade Center, dove Skyway non è stato diciamo presente con persone rappresentative, ma è già fondamentalmente inserito all'interno di queste città del futuro con i progetti che si stanno sviluppando. E tra cui un evento importante è stato il World Government Summit c'è stato in febbraio, dove sono stati presentati 5 tecnologie all'avanguardia per gli Emirati Arabi, tra cui una delle 5 è proprio Dubai Skyway Pod Vehicle, che è Unicar e Unibike, che saranno i veicoli che percorreranno le linee. Qui vedete il punto l'Unibike con Juninski che vigila alla mostra. Qua invece Juninski a ottobre del 2018, quando è stato in sopralluogo sui diciamo i 25 ettari di terreno nell'oasi tecnologica, dove sarà un'oasi tecnologica Sharia, e qua è iniziato lo sviluppo con un'azienda che si chiama Fast Building Contracting, la quale è la prima azienda appaltatrice del progetto. Questo sono i cartelloni espositivi del cantiere a Sharia. Qui ci sono Juninski, la moglie e appunto quelli che seguiranno i lavori, e c'è ovviamente anche il direttore dell'arabo. Qui un cantiere a luci notturne, quindi si sta lavorando anche giorno e notte, e qui appunto il direttore del parco di ricerca che dice che Skyway è un partner forte, competente e affidabile negli Emirati Arabi. Quindi Juninski strategicamente si è posizionato al centro del mondo, e cioè negli Emirati Arabi, dove i trasporti sono la chiave per la crescita economica. I trasporti negli Emirati Arabi nei prossimi anni avranno diciamo un'importanza rilevante, perché l'obiettivo degli Emirati Arabi nel 2030 è quello di avere il 25% del trasporto automatizzato. Quindi non necessariamente.
necessita di personale presente sugli abitacoli andranno e saranno tutti autogestiti. Questo permetterà di avere automazione nel trasporto, compatibilità nello stesso tempo ambientale e alta tecnologia appunto di nuovo tipo. E diciamo che Dubai ha l'opportunità di creare un sistema sostenibile di trasporto passeggeri e merci attraverso il progetto che UNISKI sta sviluppando proprio in quel paese. Questa è la foto di come verrà in futuro questo centro di ricerca e questo parco innovativo che si chiama Oasi Tecnologica di Sharia. Queste sono immagini della stringa rigida dove ci sarà l'Unicont e ovviamente questo Unicont in questa fase si sta realizzando una linea che si chiama linea 5, punto, che ho detto, e si sta realizzando appunto a Minsk. Ecco qui le foto, se vedete i sostegni sono molto più diciamo ravvicinati. Sono molto più ravvicinati perché dovranno sostenere sia l'Unicont, che è il trasporto merci, sia i mezzi sospesi. Adesso vi faccio vedere un breve filmato, anche se è in inglese, vi fa capire l'entità di questa nuova linea 5, che è la linea che si sta costruendo sempre a Minsk per avere i primi test preliminari prima che ovviamente sia pronta quella negli Emirati Arabi. Vi faccio vedere un breve filmato. Skyway Cargo Transport Complexes are able to solve any actual problem in the field of transportation. Their advantages are high performance and versatility, short payback period, and low cost of operation. The lineup of Skyway Cargo vehicles consists of both multipurpose modules for containers that are widely used in modern transportation and specialized solutions for various types of cargo. Full automation will allow to integrate Skyway Cargo Transport into the industrial production system of the future, in which the role of manual labor will be minimized. An additional advantage of string infrastructure is that it can be used for both freight and passenger traffic. This is a reasonable and economical solution that will allow creating a complex transport system in industrial and logistics centers. Skyway Cargo Transport is an affordable, technological, and environmentally friendly way to deliver goods and resources that meets the challenges of the future. Bene, avete visto questo video e quindi andiamo avanti ora. E quindi in Bielorussia quindi abbiamo questa fase di test,
e c'è ovviamente anche la fase del test dell'Unibus tropicale. Sempre all'Ecotecnopark a Minsk, questo Unibus ovviamente è stato ricostruito con dei parametri di resistenza molto grandi, fino a 60 gradi, a tempeste di sabbia e l'erosione del sale. Quindi è stato messo in una tipo galleria del vento e sottoposto a 2 giorni molto, molto intensi di questi estremi di parametri tecnici, e ha passato tutti i test del caso. Quindi si sta facendo appunto un test su stringa rigida per la marcia, la sospensione, le modalità di frenata prima della certificazione. E nello stesso tempo si sta costruendo la linea per la linea merci, per fare anche qui test preliminari ancora prima dell'Ecotecnopark negli Emirati Arabi. E quindi il veicolo Unicar nel design tropicale è stato abbellito. Ci sarà anche una versione VIP, più comoda, con ovviamente sistemi di accumulo di energia principale, ma soprattutto anche un sistema di raffreddamento migliorato e un doppio sistema di microclima per i passeggeri. Ci sono anche altre innovazioni, ma tutte top secret, quindi progetti top secret che verranno mostrati solo in fase di realizzazione. Quindi entro fine maggio, massimo giugno, avremo 400 metri di linea urbana pronti per essere testati con l'Unibus Tropical, con gli SkyPods, Unibike, Unicar, e poi successivamente subentrerà anche il test sulla linea rigida, la famosa linea 5 che è stata messa in costruzione nel parco, nell'Ecotecnopark. Tutto questo ricordiamo sempre che ha un valore di 400 miliardi e 867 milioni di dollari. È stato certificato da una compagnia londinese che fa valutazioni, e chiaramente Uninski si è avvalso dei sostenitori attraverso un finanziamento pubblico, con il famoso Crowd Investing Equity. E con questa modalità è riuscito a ottenere sovvenzioni, quindi Skyway è un'azienda sana che potrà andare avanti, e appena sarà finito tutte le certificazioni potrà cominciare a costruire i progetti che sta portando avanti. Un progetto importantissimo che è in fase di sviluppo è un progetto sul Perù, dove verranno collegate le principali città del Perù per il trasporto merci e passeggeri. Il Perù ha un territorio molto difficile da attraversare perché ci sono montagne, e quindi per il trasporto da una città all'altra è fondamentale avere delle linee Skyway. Chi possiede delle quote dell'azienda, chiaramente queste quote stanno prendendo sempre tutti i giorni un valore, un 3% di aumento del capitale della società, e quindi si potranno avere dei dividendi che saranno erogati dall'azienda in proporzione al numero delle quote possedute. Si diventa coproprietari di una società globale, e ovviamente queste quote nel momento di ingresso in borsa, comunque con operazioni finanziarie, avranno il valore nominale di $1. Oggi si possono ancora prendere queste quote a 25 centesimi di dollaro, quindi è veramente un'occasione importante poter partecipare. Non è un prodotto finanziario, non c'è una garanzia di interessi, ma c'è una forte espansione e sviluppo che può portare a pensare a questi importanti scenari. Ecco, qui vedete nel periodo 2014-2018. Partendo da 100 milioni di dollari di investimento, si è raggiunti una capitalizzazione di 5 miliardi di dollari, quindi al giorno c'è un aumento del 3%. Quindi chi ha delle quote sappi che ogni giorno
aumentano il loro valore del 3%, un valore che non è spendibile, è intrinseco a quello che uno possiede chiaramente in questa fase, però tuttavia chi ha acquistato queste quote dal 2014 al 2017 può anche già convertirle in token. I token è uno strumento finanziario nuovo che verrà utilizzato per sostenere i progetti locali nei vari paesi. E questi token si possono acquistare diciamo, nella fase prima della distribuzione. Con taglie di 100.000 quote. Chi ha tante quote, milionate di quote, allora può effettivamente convertirle. Chi ne ha nell'ordine di grandezza delle centinaia, sì, centinaia di migliaia di quote, conviene invece tenerle. Quindi, come si fa a partecipare a questo progetto? Ovviamente ci sono diversi diciamo importi, dipende molto dalle persone cosa possono e vogliono fare. Naturalmente vi faccio vedere quello a 3.000 dollari in tre tranche, da un mese all'altro, ovviamente, quindi in 3 mesi, 3.000 dollari. Verrà dato un certificato di benestare e riconoscimento per il sostentamento di questo progetto e una moneta unica nel suo genere che non si potrà mai comprare, ma solo avere attraverso questo pacchetto. Qui ci sono diverse altre soluzioni alla portata di tutti, chi più, chi meno, anche gli studenti possono partecipare con cifre modiche di 250 dollari, anche rateizzabili a 25 dollari al mese. Un aspetto importante, ci sono anche soluzioni dedicate ai bambini che non hanno ancora compiuto 18 anni, sono intestate ovviamente al maggiorenne, fin tanto che non c'è la maggiore età dei ragazzi, e ovviamente questo per dare adito a un valore inestimabile che un giorno potranno avere queste quote e quindi anche i ragazzi che oggi studiano potranno utilizzare questi compensi se vorranno convertirli in compensi per viaggiare, per studiare, per fare le cose che possono fare. Ecco, questo è il certificato che viene spedito a casa su richiesta della persona che ha aderito all'iniziativa di crowd investing equity e c'è scritto nome e cognome, sono personalizzate chiaramente con un numero di quote preciso ed è indicato che la compagnia è autorizzata ad emettere un massimo di 100 210 miliardi di quote, scusate, 200, sì, 210 miliardi di quote, e ne ha già erogate più di 180 miliardi. Siamo in fase 13, quasi finale, e manca la fase 14 e la fase 15. E queste quote avranno un valore nominale di 1 dollaro. Bene, quindi Skyway si sta attrezzando per avere una nuova piattaforma che gestirà tutti i veicoli che si muoveranno sulle linee, una piattaforma che si chiama come tecnologia blockchain, che gestirà tutto, energia, controlli, connessioni, dati personali delle persone, l'internet delle cose, le spedizioni, la moneta con cui pagare digitalmente gli ingressi, le linee, i diritti di accesso, tutto quello che è attraverso una tecnologia che si chiama blockchain. La filosofia di Skyway è quella di introdurre una tecnologia verde, altamente efficace nel settore dei trasporti, delle infrastrutture e dell'energia. Anatoly Yunisky è l'ispiratore ideologico di questo progetto Skyway.
Le principali direzioni di questo sviluppo aziendale sono i complessi di trasporto e infrastruttura rispettosi dell'ambiente del secondo livello e le centrali solari. Il progetto Skyway, il nuovo piano industriale, prevede centrali solari, progetti di carichi commerciali, trasporto passeggeri e complessi infrastrutturali, trasporto ad alta velocità e complessi infrastrutturali. Sono tre fasi ben distinte, dove si utilizzerà centrali elettriche solari, quindi energia completamente rinnovabile, ecocase, quindi case sostenibili, impatto zero, complesso di trasporti, infrastrutture di secondo livello che avranno torri di stazioni, quindi stazioni a torre, e si pianteranno comunque alberi, vegetazione al di sotto di queste linee, si potrà usare il terreno fertile. E tutto questo è gestito appunto da una piattaforma di blockchain. Bene, con questo concludiamo, costruiamo Skyway, salviamo il pianeta e voglio ricordare oggi il compleanno di Juninski, ha la bellezza di 70 anni. E tutti noi di Skyway Capital auguriamo tanta felicità, tanto che si possano realizzare tutte le sue visioni, tutte le sue i suoi progetti e noi lo sosteneremo fino alla fine. Un grazie di cuore a Skyway perché come sempre tutto parte nella testa di un uomo. A voi vi lascio un video che è appunto un video che fa vedere la visione di Juninski, perché Juninski non si ferma alla tecnologia stringa per il trasporto merci, per salvare il pianeta Terra, ci vuole anche una visione maggiore, quella del progetto nello spazio, Space World o Spaceway. Un saluto a tutti, un grande Juninski. E un abbraccio forte a una persona che farà la storia e sarà raccontata per anni e per secoli in tutto il mondo. Buona serata e buon proseguimento.
твой скалы. Он своих планету.